Salve ragazzi e bentrovati su Radio Smeraldo. Oggi siamo qui in questa nuova puntata di Pomeriggio con il Talento in compagnia di Luca Pacioni. Ciao e benvenuto. Ciao, grazie, benvenuti a tutti. Tutto Come va Luca? Tutto bene? bene, tutto bene. Ottimo, ok. E allora Luca, io inizierei da subito con le domande. Va benissimo. E la prima cosa che voglio sapere è come nasce questa tua passione per la musica? Ma guarda, sostanzialmente ho iniziato a cantare già all'età di 6 anni. Quindi ho subito trovato ispirazione nell'ascoltare appunto gli artisti che appunto c'erano a quel tempo e che mi hanno dato appunto questa opportunità di appassionarmi appunto alla musica. Ho ricevuto poi a 12 anni la prima chitarra in regalo da mio zio e da lì ho iniziato a comporre melodie nuove e a comporre canzoni. Ho capito. Senti, ma c'è un cantante in particolare che ti piace o a cui ti ispiri? Guarda, questa domanda è una domanda molto difficile a cui dare risposta perché sostanzialmente sono influenzato da molti generi, da più generi, veramente a 360 gradi, però ho sicuramente degli artisti di riferimento. Ultimamente per me un artista molto importante, ad esempio Nicolò Favi, che mi sta dando moltissimo. Al tempo invece, già ascoltando Battisti, De Andrea, comunque cantautori che hanno fatto la storia della musica italiana, sicuramente ho avuto delle ispirazioni importanti. Ottimo. Ok, senti, ho letto un po' il tuo curriculum, no? Ho letto che comunque tu hai cantato su molti palchi, in tante piazze. Ecco, ma che cosa dice la gente di te? Ah, questa è una bella domanda, bisognerebbe chiederla alle persone stesse. Però sicuramente una cosa che posso dire è nel momento in cui sono sul palco e canto delle canzoni, soprattutto se sono delle mie canzoni, mi viene spesso detto appunto che arrivo e trasmetto realmente quello che voglio appunto dire con la musica stessa, e questo per me è la cosa più importante, quindi trasmettere il più possibile le emozioni che la musica mi dà anche nella scrittura. Ho capito. E senti, parliamo proprio delle tue canzoni e in particolare del tuo ultimo singolo, ovvero Sei tu. Ecco, com'è nata questa canzone? Allora, questa canzone è sostanzialmente la canzone dalla quale un po' poi è partito tutto, perché è una canzone che ho scritto diversi anni fa. È una canzone che parla di due persone che cercano in tutti i modi di negarsi, per poi arrivare a scoprire che alla fine l'unica soluzione è quella di stare insieme e di interrompere questa lunga rincorsa appunto che li rende protagonisti. È una canzone scritta appunto un po' di anni fa e ho scelto di partire da questa canzone perché è una canzone per me molto, molto significativa. Ho capito. E senti, ho letto anche che in futuro ci sarà un tuo album che si chiamerà Complice. Corretto, sì. Ecco, E cosa ci possiamo aspettare da questo album? Dunque, Complice è un album che rappresenta quello che sono stato e quello che sono oggi. Sostanzialmente è un libro aperto verso me stesso, come se fosse una carta d'identità di Luca Pacioni. L'album uscirà il 20 novembre e racchiude diversi momenti della mia vita. Anche il titolo Complice è un titolo che racchiude un po' tutto il significato di tutte le canzoni e chiude un po' il cerchio, parla appunto di complicità con diverse accezioni. Ottimo. E senti, e in generale che progetti hai per il futuro? Adesso la cosa più importante per me è condividere il più possibile la mia musica con la gente. Può sembrare banale, però
un qualcosa che ho aspettato da tanto tempo, quindi il poter lasciare finalmente andare queste canzoni alla gente per me è già l'obiettivo principale. Logicamente per fare questo sono in programma, saranno in programma diversi live che mi permettono appunto di suonare direttamente dal vivo e trasmettere tutto quello che posso. Poi quello che succederà lo vedremo. Ok Luca, allora guarda, noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi. Grazie a voi, è stato veramente un piacere. Grazie a te, guarda, per me è stato un piacere poter parlare con te. Grazie, siete stati gentilissimi e spero appunto che il pezzo vi piaccia. Ok, va bene Luca, ciao, alla prossima. Ciao, grazie, ciao. Un'altra puntata di Pomeriggio con il Talento è giunta al termine. Vi ricordo, come sempre, di continuare a seguirci, di iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Smeraldo e continuate a seguirci su Facebook e su Instagram per rimanere sempre aggiornati. Io vi aspetto come sempre alla prossima puntata, un saluto a tutti voi e ciao ciao!